Antract. L'intervista. Un altro evento interessantissimo che arriva a Torino. L'appuntamento questa volta è dal 26 aprile al 2 maggio alla Fondazione Merza in Via Limone 24 con Zona Arte. Noi ne parliamo con Francesca Togni, coordinatrice dei progetti educativi della Fondazione Sandreto. Ciao Francesca. Ciao, buongiorno, ciao a tutti. Allora, Zona Arte è un purpurì di arte, di musica, di arti visive, di cinema. Presentaci questo progetto perché è veramente interessante e ricchissimo. Volentieri. Zona Arte è una sperimentazione, una cosa assolutamente nuova, perché per la prima volta siamo 6 dipartimenti educazione di 6 musei d'arte contemporanea di Torino e del Piemonte insieme per appunto una settimana, una 7 giorni di eventi, di laboratori, di workshop, di convegni, di incontri. C'è veramente di c'è una tutto, rassegna proprio cinematografica la sera. Sono tutte attività dedicate a tutto il pubblico, sia alle scuole che al pubblico adulto in generale, giovani studenti, un weekend dedicato in particolare alle famiglie e soprattutto appunto tutto quanto gratuito e grazie anche al sostegno della Fondazione CRT che ci ha un po' anche sollecitati, chiamati a fare questa cosa tutti insieme. È un progetto che dovrebbe poi proseguire i prossimi anni, quindi venire anche fatto poi in ognuna delle 6 istituzioni partner. E non ho dubbi che proseguirà, perché insomma le premesse sono veramente più che positive. Hai accennato un po' a tutte le cose che ci sono, noi purtroppo non riusciremo a parlare di tutto, dopo daremo i riferimenti. Certo. Parliamo di cinema, visto che insomma Antract si occupa prevalentemente di cinema. In collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema c'è una rassegna che si chiama Crossroads. Esatto, noi abbiamo voluto avere anche il cinema in questa settimana perché ci interessava insomma parlare di culture, quindi anche di tutto quello che può essere una proposta interessante per il pubblico, e quindi abbiamo voluto coinvolgere il Museo Nazionale del Cinema di Torino, in qualche modo collegandoci a una proposta che già esiste, che è questo Crossroads, che è un momento che riunisce cinema e musica, e che quindi appunto abbiamo avuto voglia di proporre, e in particolare dei film che si sono visti poco o addirittura mai in Italia o soprattutto su grande schermo, quindi dei progetti particolari, soprattutto diciamo il film muto sonorizzato da band contemporanee, da gruppi contemporanei, e anche il cinema più sperimentale. Quindi cito brevemente quali sono i 4 appuntamenti fondamentalmente di questa rassegna, che sono martedì 27 aprile, c'è questo lavoro di Jem Cohen che si chiama Evening Civil Twilight in Empires of Tin, un lavoro che Jem Cohen ha presentato alla Biennale del 2007 e che è stato sonorizzato dal vivo da Vic Chesnut, dai Silver Mount Zion e da Guy Picciotto dei Fugazzi. Mercoledì 28 abbiamo invece gli screen test di Andy Warhol, che sono questi test che lui faceva con insomma i frequentatori della sua factory negli anni 60 a New York, e questi screen test sono stati poi sonorizzati da questo duo sperimentale statunitense che si chiama Dean e Britta. Poi c'è invece giovedì 29 ci sarà La signorina Else, che è un film muto di Paul Xinner, che è stato sonorizzato dai Marlene Kunz proprio per un progetto del Museo del Cinema di Torino. Chiudiamo con questa cosa molto particolare, sono questi filmati sperimentali brevi di Jean-Pierre Levé, che è un regista sperimentale d'avanguardia francese, che ha realizzato i primissimi film subacquei, e gli Io la tengo hanno sonorizzato questi suoi lavori con una performance che si chiama The Sounds of Science. E questa è solamente la parte dedicata al cinema. Trovate tutte le informazioni sul sito della Fondazione Merza, che è www.fondazionemerza.org, oppure sul blog di Zona Arte, che è www.zonarte2010.wordpress.com. Io a questo punto direi, Francesca, ti ringrazio tantissimo per essere stata ospite di Antract. Se vuoi fare un saluto ai nostri ascoltatori. Assolutamente, io ti ringrazio moltissimo per avermi avuta come ospite e saluto tutti quanti, e ci tengo molto appunto ad invitarvi da lunedì 26 aprile a domenica 2 maggio. Veniteci a trovare tutti i giorni alla Fondazione MERS di Torino, e speriamo che sia veramente un momento di incontro per il pubblico, per chiunque ne abbia voglia. Antract. L'alternativa indipendente all'informazione cinematografica.